qualcosa anche io in riferimento alle varie responsabilità, perché noi dobbiamo incastonare quello che sta succedendo su quel magazzino, dobbiamo anche contestualizzare nel ruolo, nelle responsabilità che hanno tutti i vari soggetti in campo, sia la Granolo, ma ha contestualizzato anche a livello anche di Bologna, perché quello che abbiamo trovato su Bologna lo abbiamo trovato anche all'ortomercato di Milano. Situazioni di totale abbandono e sfruttamento dei lavoratori, sotto anche il controllo dei confederali, dove qui fanno tutti quanti il gioco delle scimmiette. Noi come organizzazione sindacale, almeno anche io personalmente, ho gioco facile talmente a segnalare e denunciare quello che sono situazioni di illegalità diffusa in Bologna, soprattutto in Bologna. Quindi porto il paragone con l'ortomercato di Milano, che ne abbiamo trovate tante delle situazioni gravi, però quello che abbiamo trovato a Bologna c'è una sfilza delle situazioni, una peggio di un'altra, ok? Ormai buste paga fatte con un Photoshop. Allora, la situazione grave, quella che si è venuta a determinare la Granarolo, bisogna contestualizzare quali sono i responsabili, che hanno anche una responsabilità solidale nell'organizzazione del lavoro. In Italia l'intermediazione di manodopera, quello che viene definito caporalato, è ancora un reato. E la questione delle cooperative è molto labile, questa questione qua. Entrano tutti quanti in quello che è la somministrazione abusiva di manodopera. E quindi c'è una responsabilità solidale, non soltanto civile, ma anche penale, perché per quanto riguarda la responsabilità, lì c'è la CTL, che è quella che gestisce comunque il cliente Granarolo. Certo, Granarolo teoricamente non ne risponde perché è il cliente, però è un tavolo a tre gambe, sarebbero sia col cliente, sia con la committente, sia con comunque chi fornisce manodopera a bassissimo costo. E dobbiamo sempre ricordare, rammentare, perché i lavoratori scioperano, non è che scioperano perché non hanno niente da fare, se veramente lo scioperamo, e anche altri lavoratori solidali portano sostegno, perché i lavoratori, dobbiamo sempre ricordare, per noi il bus è pagato 700 euro, facevano straordinari attraverso un finto stato di crisi, veniva decurtata attraverso anche un accordo sindacale con qualche sindacato di comune, veniva decurtata la busta paga del 35%. E non si può lavorare già con dei salari da fame con meno del 35% per presunta crisi. Questo ha determinato quello che è stato l'iniziativa sindacale di sciopero, perché la cooperativa, il consorzio che gestiva le tre cooperative lì dentro, che forniva la manodopera a bassissimo costo lì dentro là, applicava questo forma contrattuale. In Italia è un reato, anche perché i lavoratori all'interno di questo magazzino CTL e 04 che gestivano comunque il cliente Granarolo comandavano direttamente i lavoratori, quindi i macchinari, tutta la strumentazione era della committente. La cooperativa lì dentro non aveva nessuna autonomia gestionale, erano la stessa stregua di quelli che vanno a raccogliere i pomodori o gli aranci a Rosarno. Questa è la situazione che si trovava all'interno del magazzino CTL, così come avviene in tutte le logistiche in Bologna, ovunque. Però qui in Bologna, se andate all'interporto di Bologna, è tutto così. Ci sono magazzini dove i lavoratori sono pagati soltanto in trasferta, non c'è neanche le ore segnate, se lavorano per committenti grosse. Buste paga totalmente illegali, dove metà dello stipendio va in trasferta o in diaria, che sono cifre esentasse. Ogni cooperativa di 100 persone, abbiamo fatto tipo una veria, si mettono in tasca in nero 800.000 euro per ogni 100 lavoratori, e fruttano più questo sfruttamento più del mercato della droga. Situazioni che noi conosciamo abbastanza bene, e che conosciamo anche le famiglie che gestiscono questa roba qua, di Camorra, 'Ndrangheta e Mafia, che stanno su a Milano e gestiscono attività di intermediazione di manodopera in Bologna. Noi li conosciamo, possiamo veramente riferire chi, dove, come, quando vogliono. All'interno, ritorniamo ancora, i lavoratori hanno scioperato per denunciare un sistema di sfruttamento all'interno di un magazzino dove, gestito dall'EcoCop, che dichiarano che tutte le società che lavorano per loro sono tutte regolari. Noi abbiamo trovato proprio quelli che dichiarano questa regolarità, le più regolari, che sia la cooperativa, che sia l'EcoCop, che sia qualsiasi altra cosa, anche perché soltanto a livello di differenze distributive, soltanto calcolate soltanto sui lavoratori che operavano presso CTL,
sono centinaia e centinaia e centinaia di migliaia di euro di differenze retributive, così come le abbiamo trovate ricalcolate su tutti quanti i posti loro, su tutte le più grandi committenti, che sia SDA, che sia DNT, che sia GLS, tutte quelle che stanno sulla lista della spesa. Tutte. Quando a un certo punto il lavoratore si sente derubato di circa 10.000 euro, 15.000 euro nell'arco di 1-2 anni, sono abbastanza gravi. I lavoratori adesso sono stanchi perché prima non sapevano leggere la busta paga, adesso la guardano per dritto, iniziano a esercitare il diritto, iniziano a fare sindacato, iniziano a non delegare più l'esercizio dei propri diritti. Quindi a chi gestisce politicamente un territorio e ha la gestione di tutta questa forza lavoro, i lavoratori che rialzano la testa dà molto fastidio, e quindi vediamo scene quasi da Genova, cioè polizia che viene utilizzata impropriamente in attività di ordine pubblico in maniera impropria. Abbiamo visto pure la polizia a caricare il latte. Fanno no, questo era un regalo di cioè, abbiamo visto anche da altre parti comunque che si mettono lì quasi ad agevolare, invece di stare lì a garantire l'ordine pubblico, si mettono quasi a fare il tipo oppure ad aiutare eventualmente io sono contento se vanno a scaricare, però fanno anche loro un po' di fatica. La responsabilità comunque solidale, in questo caso qua c'è la CTL 04, il cliente comunque che usufruisce di manodopera a basso costo e quindi poi CTL riesce a fare tariffe basse, l'intermediazione di manodopera e lo sfruttamento del lavoro è un reato che fa parte del 603 bis codice penale, ok? Sono 8 anni di galera, soltanto per questo tipo di trattamento di lavoro. Comunque la prossima volta compriamo noi la pagina dei giornali e ci scrive